Sono entrati da questa porta qui, hanno rotto i muri interni di questi altri laboratori. Il mio in particolare, hanno tagliato la cassaforte, hanno rovistato tutto, hanno svuotato tutto. Scia di furti nella notte in zona Molin Bianco ad Arezzo, dove una banda di malviventi ha preso di mira alcune aziende orafe. I ladri sarebbero entrati in azione attorno alle 2, forzando una porta si sono introdotti in una prima azienda vuota perché finita all'asta, poi con una serie di fori nei muri sono riusciti ad entrare anche nelle ditte adiacenti, 3 quelle attive che sono state colpite. Erano entrati da qui, hanno bucato in fondo al locale mio dal bagno, poi hanno bucato a questa signora qui al primo piano e dopo hanno sfondato da parte di dietro per uscire. In una avrebbero portato via tutti i preziosi trovati sui banconi, mentre in un'altra con una mola sono riusciti ad aprire la cassaforte e portar via il contenuto. A vuoto invece sarebbe andato il tentativo in una terza azienda. Ci ha provato, armadietti quelle blindate l'hanno aperte, cassaforte no, perché cercavano di tagliarla con la mola. Non ci sono riusciti. A metterli in fuga, infine, sarebbe stato il sistema di sorveglianza di un'azienda. Ancora da quantificare il bottino con il quale i ladri si sono dati alla fuga. Voi come vivete? Sugli episodi sta indagando la Polizia di Stato, sul posto anche la scientifica per tutti i rilievi del caso. Fondamentali potrebbero essere adesso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai componenti della banda.